Gentili telespettatori, buona giornata. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontra Giuseppe Conte e dice: "Ai, Giuseppi!" E l'altro dice: "Sono Giuseppe." "Sì, Giuseppe, es igual, es istess." Ma lui, Trump, dice: "Ho di fronte a me un uomo popolare." Così il presidente degli Stati Uniti definisce Giuseppe Conte al termine del bilaterale tra i due, proprio a margine del vertice della NATO, l'Alleanza Atlantica. E Conte dice: "Ma di dazi non ne abbiamo parlato, quindi se non ne abbiamo parlato vuol dire che non ce ne saranno per noi, non me ne aspetto, caro Giuseppe." Risulti sempre un poco superficialotto, perché di queste cose non si dicono, ti arrivano. Non è che Donald Trump dice: "Guarda, senti, guarda che fra 13 giorni, 5 ore e 14 secondi ti arriva un dazio." Non te lo dicono, lì è un incontro di rappresentanza, sorrisoni, Giuseppi, "Hai, hey, Giuseppi, come stai, italiano famoso?" E poi ti manda i dazi. Quindi, anche se lui non te ne ha parlato, può essere che arrivino. Poi Conte dice di aver chiarito in merito al 5G, dice: "Abbiamo discusso, assicurato che l'Italia non rinuncerà al 5G. L'Italia non può sfilarsi da una tecnologia. Ho detto che l'Italia ha una legislazione tra le più avanzate d'Europa", ha aggiunto il presidente italiano, "che sarà un modello per gli altri. Applicheremo quella normativa a quei controlli e questo ci garantirà, per quanto riguarda la protezione di tutti gli asset strategici e da qualsiasi pericolo sul piano della cyber security." Quindi noi siamo avanzati e tutto, ma non riusciamo a gestire poi l'Alitalia, i carrozzoni statali, l'Ilva, e poi togliamo lo scudo penale, facciamo le cretinate, e poi il MES salva stati ci frega e noi lo votiamo. Però, come dice Conte, noi siamo tecnologicamente avanzati all'avanguardia. Nell'incontro hanno parlato anche di Libia e dice che Trump è molto attento, sa che noi conosciamo molto bene il dossier e il territorio. Questo ci consente di fare valutazioni più attente. Poi ha detto Conte a Trump che l'appoggio degli Stati Uniti è necessario per indirizzare una soluzione politica al caso della Libia. Poi voi sapete che Conte comunque parla molto bene l'inglese, quindi non è uno che sa qualche parola, qualche frase, è capace comunque a fare un'argomentazione, a parlare a lungo in inglese. Quindi dice che si sono incontrati già ieri sera al ricevimento offerto dalla regina Elisabetta e da Johnson, durante i quali Conte dice: "Ho trovato un Trump molto disteso, abbiamo parlato di molti argomenti, abbiamo discusso della campagna elettorale americana, poi mi ha chiesto dell'Italia perché si interessa sempre della situazione del nostro paese e si esprime sempre molto positivamente per l'azione di governo." Riguardo della web tax con possibili ritorsioni economiche, Conte dice di non credere che si arrivi a tanto. Gli USA sono il nostro principale alleato e continueranno ad esserlo in futuro. E poi aggiunge: "Detto ciò, se si parla di provvedimenti singoli come la legge di bilancio o la politica economica, l'Italia resta un paese sovrano che può confrontarsi con i suoi interlocutori, ma che verrà sempre agli italiani l'ultima parola." E uno poi pensa al MES, gli italiani l'ultima parola. E dice, Conte dice una cosa, ne pensa una cosa e fa l'altra, o fa una cosa e ne pensa un'altra, perché dire che siamo sovrani, che abbiamo l'ultima parola, e poi non siamo capaci a dire no alle modifiche sul MES perché non ci convengono. Come farebbe qualunque paese europeo, farebbe qualunque paese europeo. Dire non mi conviene, non lo firmo, andate a farvi friggere. Intanto, passando al caso Renzi, nuove indagini sul prestito dei Carrai a Renzi. Quindi si parla di prestiti infruttiferi con provviste sospette, carte prepagate utilizzate per oltre 200.000 euro, fondi di cassa spariti dopo la chiusura della fondazione. Nell'inchiesta Open emergono decine di movimentazioni segnalate dall'unità antiriciclaggio negli ultimi 3 anni. E così si scopre che i 20.000 euro regalati da Marco Carrai a Matteo Renzi nel 2018 provenivano da un giroconto di cui si sta cercando di individuare l'origine, ma emerge anche che il presidente Alberto Bianchi sarebbe riuscito a occultare 190.000 euro prima della liquidazione finale, disposta dal CDA, in cui erano anche Maria Bianchi
Elena Boschi e Luca Lotti, utilizzandoli in parte per spese personali. Bianchi e Carrai sono indagati per finanziamento illecito proprio perché sospettati di aver versato gli incassi della fondazione a Renzi e ad altri componenti del Giglio Magico, ma gli atti contenuti nel fascicolo processuale e soprattutto i documenti contabili dimostrano come si erano mescolati negli anni gli interessi della fondazione e quelli personali in una girandola di bonifici e prelevamenti che si sta cercando adesso di ricostruire. Quindi quello che dicono gli inquirenti è un quadro accusatorio abbastanza grave. Si sta modificando in peggio il quadro accusatorio e parla proprio di soldi prelevati a uso privato da questa fondazione. Anche per questo il partito di Matteo Renzi, da un ultimo sondaggio di questa mattina, è sceso dal 4,5 al 3,6, addirittura ha perso lo 0,9% su 4,5, ha perso quasi come il 18% dei possibili votanti, ed è proprio per questi motivi che vi sto raccontando. Si presume che gli italiani, che già non hanno fiducia in Matteo Renzi, quei pochi che ce l'avevano, comincia un po' a traballargli, diciamo. Quindi gli inquirenti dicono: si evidenziano due operazioni transitate sul conto corrente di Carrai, alimentato solitamente da competenze professionali e incarichi. La prima è 5 aprile 2018, giroconto di 50.000 euro. 15 giorni dopo, il 20 di aprile, ordina un bonifico di 20.000 euro con causale prestito una tantum infruttifero. Proprio quest'ultima operazione è segnalata dall'antiriciclaggio come sospetta operazione fraudolenta. Carrai fu contattato e disse che l'operazione confermò la correttezza della disposizione. Il documento poi viene passato alla Guardia di Finanza di Firenze, specificando che il sospetto riguarda la dinamica delle due operazioni descritte e la modalità e finalità del bonifico in uscita. Ma i magistrati stanno cercando di capire cosa si nasconde realmente dietro il regalo fatto da Carrai a Renzi. E poi i magistrati fanno notare una consistente movimentazione delle carte prepagate aziendali per oltre 200.000 euro. Quest'ultima risulta alimentata da ricariche effettuate sia dal conto corrente intestato alla fondazione che da quello intestato al presidente del consiglio direttivo Alberto Bianchi, e utilizzata per pagamenti di difficile tracciabilità, i cui principali beneficiari sono Google, PayPal e Facebook. Uscite che adesso Bianchi dovrà giustificare. E non le uniche. Attenzione, Facebook. Fermiamoci un attimo. Sospetti pagamenti a Facebook. Vi ricordate nell'incontro Renzi-Salvini a porta da Bruno Vespa, quando Renzi diceva a Salvini: ah dai, dici dove hai nascosto i 49 milioni, quelli ti servono per Facebook, per la bestia, che costa, fare una struttura così grande, avere tutti quei seguitori in Facebook. Come se lui sapesse perfettamente quello che costa. E poi, sentendo queste dichiarazioni della Guardia di Finanza che dice: pagamenti di difficile tracciabilità, i cui principali beneficiari sono Google, PayPal e Facebook, sono rimasto un po'. Sapete che c'è un detto in Italia che dice: gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo? Avrà fatto l'uovo? Poi si sono esaminati i conti correnti di questo Bianchi e si vede che da Open ha ricevuto bonifici per 190.000 euro, causale restituzione parziale prestito. In realtà le segnalazioni di operazioni sospette alimentano il dubbio che li abbia tenuti per sé i soldi. Parte dei fondi ricevuti sono stati utilizzati per effettuare trasferimenti verso il rapporto personale di Bianchi, il quale da febbraio 2017 a febbraio 2018 ha prestato alla Open circa 24.000 euro, ricevendone circa 197.000 euro. Beh, un bel prestito, eh? Tu presti 24 e te ne danno 197. A titolo di rimborso o restituzione? Con le somme ricevute sul conto corrente, Bianchi ha sostenuto spese per conto della fondazione per 41.700 euro, mentre la restante quota dei fondi è stata utilizzata per sostenere spese correnti personali, carta di credito, pagamenti a collaboratori, utenze, mentre al 30 giugno 2018 sul suo conto risultavano ancora 60.000 euro. Beh, il quadro è assolutamente peggiorativo.
vedremo quando arriveremo alla fine di questo problema, che cosa ne sarà di Renzi, La Boschi, Italia Viva. Sono usciti correndo dal PD fondando questo partito che più che decollare sta arretrando, gli italiani non si fidano, e poi è arrivata questa indagine che va sempre più nel dettaglio ed è sempre più inquietante quello che scoprono. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Siamo anche in Facebook Teleitalia Notizie, dove potete trovare tutti i nostri video che sono su YouTube e assolutamente condividerli con chi volete voi, ovunque, in internet e fuori da internet. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro una buona serata. Arrivederci.